del mio libro, Solaris parte seconda, ecco la copertina, che la copertina appunto è di Renzo Ferrari, noto artista ticinese, che ha fatto tutta la carriera a Milano. Anche 36 tavole originali che commentano il testo sono di Renzo Ferrari, uno degli autori più interessanti della modernità pittorica. Vi leggerò alcune righe del libro. Il mattino dopo, prestissimo, Luisa si presentò all'albergo Torino con una borsa di cuoio in mano. Stavolta indossava vestiti da viaggio, jeans, maglietta e giacca di velluto. Mi diede 15 minuti per prepararmi, senza dimenticare il rapido bacio sulla guancia, la nostra dolce abitudine. La sera prima avevamo parlato di un viaggio. Dopo esserci congedati da Traumleve, Luisa mi aveva spiegato che il libro, il secondo che descriveva un pianeta cervello dalle sembianze divine, era o sarebbe potuto essere di proprietà di un erudito francese. Il nonno le aveva dato qualche indicazione su come rintracciarlo. Ma lo avremmo trovato davvero? Vedi, disse Luisa, forse il libro che cerchiamo non è stato ancora scritto, ma colui che lo porterà a termine sicuramente cercherà Monsieur Orlovsky, che in un modo o nell'altro lo custodisce. 15 minuti dopo ero pronto a salire su un altro treno, che in alcune ore ci avrebbe portati dapprima a Milano, poi a Genova e infine a Nizza. Il mattino splendeva nel suo nitore marino, le cali erano vuote. Il vaporetto che ci portò all'approdo della stazione ferroviaria era popolato da gente del luogo che stava per iniziare la giornata lavorativa. Pensai ai miei impegni in Svizzera, non ne avevo. Pensai che saremmo ripassati da Milano, dove avrei potuto porre fine a questa avventura, tornandomene alla mia vita di scrittore, e mi venne da sorridere. Pensai al sogno di Maria e alla favolosa promessa che aveva sussurrato a fior di labbra. Ti farò conoscere l'abisso, pilota. L'acqua non è un elemento come gli altri, ma l'orizzonte dentro il quale si precipita per conoscere la forma originaria di tutti i fatti e tutte le cose. Continuavo a incontrarla in sogno, ma il suo fantasma, l'anima, l'essenza, ciò che significava e rappresentava, non arrischiava predizioni che non concernessero l'acqua. 8 ore dopo, a metà pomeriggio, Luisa esultò perché eravamo riusciti a prendere il diretto che unisce Nizza a Marsiglia. Lì e allora il tempo che stavamo vivendo ci apparve sotto le sembianze di un incredibile presente. Eppure, per quanto mi sforzassi, non riuscivo a ricordare il perché di quell'appellativo pilota stampato sulle rosse labbra del ricordo di Maria.